non capisco il perché si proponga diversi tipi di lavoro. Diversi tipi di malattia o di stadio della malattia? No, i piani di lavoro, come l'ho sperimentato io, ho fatto tanti. Perché un professionista non arriva al male? Guarda, ho fatto un video, sono tanti, sì, sono tanti i fattori, sono veramente tanti, nel senso che si può andare dalla tesi che, la tesi, ok, sto parlando di tesi, non sto dicendo che è per questo, io sto ipotizzando da ignorante che potrebbe essere, magari perché chi ti vende il pane, ti vende il pane fresco oppure quello di ieri. Ti vende magari forse quello di ieri che deve svuotare, quindi magari c'è il rischio che l'impianto sia sottodimensionato all'osso che c'è, l'osso è un po' più piccolo, perché se l'osso era tanto, forse perché in rimanenza c'era quell'impianto da mettere, non parlo di impianti dentali, ok, parlo di impianti protesici in generale. Supponi che magari può essere il caso che chi ti fa la pizza sa fare quell'impasto di pizza e tu dici io voglio quella con la pasta di semola, io so fare questa pizza, vai a chiedere giù la pizza napoletana, pizza mania, sempre quella ti faranno, pizzaioli, non è che cambia, perché sono stati istruiti magari in quella maniera. No, l'aggiornamento magari c'è, hanno fatto però da poco un corso di quella roba lì, la vogliono applicare, ok, magari non fanno alla base la selezione con chi applicarla. Chi fa la pizza tende a fare la pizza migliore. Però torni sempre alla che dovresti personalizzare quello che fai, ok? Per personalizzare hai bisogno devi riconoscere anche però cosa fare, devi saper fare le diverse cose, quindi avere diversi attrezzi nella cassetta, non solo un unico attrezzo, e devi saper capire anche quando devi usare i vari attrezzi, oppure devi anche poter andare in maniera spensierata a voler fare il lavoro come Dio comanda, perché se io ho gli attrezzi, so cosa devo usare, ma non c'ho voglia, il risultato non cambia, è sempre pericoloso. E se c'ho una persona alle spalle così, ok, che si chiama fisco, che c'ho già da pagare, non lavori tanto sereno, c'hai gli attrezzi, dici forse qua devo economizzare, ridurre gli attrezzi, o forse chiudo la cassetta e me ne vado da un'altra parte. Sono tanti i fattori, la domanda è chiara. Ok, perché è la prima causa di morte sulle strade dei denti, ovvero tutti i casi che io vedo, che vengono qua, il buon 99% sono o cose che non sono state viste, o cose che sono state viste ma taciute, o cose che hanno fatto magari quello che conveniva, oppure che hanno fatto dei trattamenti sottodimensionati, o per questioni economiche, o sottodimensionati per imperizia, che è veramente una piccola parte, quella per imperizia, che dopo i lavori 3-4 anni comunque già riesci a capire cosa devi mettere in quale bocca. Poi nascono i nuovi materiali, ok, devo aggiornarmi per l'uso dei nuovi materiali.